Per te è stato un problema, il film, ci sono due attori francesi importanti, sono state imposti dal fatto che era una coproduzione, che andavano bene, avevi pensato ad altri attori, anche italiani, per fare le due parti? No, no, non c'è stata nessuna scelta dovuta al fatto che ci fosse una coproduzione. All'inizio, come era sua consuetudine, Cristaldi mi chiese: lei ha delle idee? Che ci siamo sempre dati delle idee, fino alla proiezione di Bari, come ti raccontavo oggi. E all'inizio io avevo fatto tutti i nomi italiani, perché qualche volta l'ho raccontato. Poi per varie ragioni questi attori italiani ai quali avevo pensato non siamo stati in grado di averli. Turiferro, che era l'attore per il quale avevo pensato per Alfredo, non poté fare il film perché era occupato in una tournée teatrale. Altri due o tre attori ai quali avevo pensato o non erano disponibili o non erano interessati. E quindi a un certo punto gli attori italiani candidati a fare quel ruolo lì si erano esauriti. E mi ricordo che un giorno Cristaldi mi disse: ma se lei fosse costretto ad affidare il ruolo di Alfredo a un attore non italiano, a quale attore lo affiderebbe? Io dissi: beh, a uno come Philippe Noiret. Dice: ma perché? Perché io ho sempre immaginato questo Alfredo come una figura un po' alta, una specie di orso con questo topolino che gli ronza intorno, che sarebbe il piccolo Totò. E Cristaldi disse: beh, mi sembra un'ottima idea, allora puntiamo a Philippe Noiret. Solo che Noiret rispose subito che era occupato perché aveva tre film da fare in un anno e non poteva. Cristaldi insistette con il suo carissimo amico fraterno coproduttore francese Sanya Miouchkine e chiese a Miouchkine di convincere Noiret almeno a leggere la sceneggiatura. Noiret lesse e ci mandò un messaggio in cui diceva: ho letto, faccio il film, sono pronto a fare qualunque personaggio, anche il bambino. perché nei libri di leggere il Corriere nessuno gli aveva detto per quale personaggio avevamo pensato. Gli disse: va bene, faccio qualunque personaggio, anche il bambino. Stessa cosa anche per il personaggio di Jacques Pernet. Lo abbiamo offerto a tanti attori italiani, non, per varie ragioni non lo fece nessuno. A quel punto già le riprese erano iniziate, Cristaldi mi disse: si faccia venire un'idea, come deve essere questo Totò da grande? E lui dice: deve essere uno che è diventato grande, però mantiene lo sguardo di un bambino, mi faccia un esempio. Come il tenente Drogo nel deserto dei Tante. Ah, Jacques Pernet, ecco, tipo Jacques Pernet. Allora che mi ha Ma lui non mi disse mai: poiché abbiamo una coproduzione con la Francia, bisogna prendere attori francesi. Non me lo disse mai. Veramente delle scelte. Devo aggiungere che sia in un libro, Noiret ha lasciato un libro di ricordi, e molte pagine sono dedicate alle sue esperienze italiane, perché lui ha girato molto in Italia, parlando, come dicevi, amici miei, ad esempio. E ci sono delle pagine su Nuovo Cinema Paradiso in cui si sente ovviamente che è uno dei bei ricordi della sua vita di attore. E per quanto riguarda Jacques Perrin è ancora oggi molto legato all'Italia, e anche lui, Perrin, lo conosciamo, c'è Tovoli che è un carissimo amico di Perrin, e ci incontriamo ogni tanto da Perrin nella sua casa di produzione e anche fuori, e anche lui, il capitolo italiano della sua carriera, e fra altri film con Zurlini, sono dei film fondamentali. Hai fatto Il Trono del Deserto dei Tartari, c'è anche Cronaca Familiare, un altro film con Mastroianni. Dunque, l'impressione è che le riprese, probabilmente con Perrin più breve, invece con Noiret, cosa sempre che l'utilità di Noiret per fare? Se io con precisione non te lo posso dire, però credo che Noiret abbia fatto 8 settimane tutte. A parte. Sì.
successivamente il film durò 13 settimane. Il primo piano di lavorazione doveva essere 13, poi piano piano fu ridotto a 9 e ne durò invece 12. La media qual è? La media, beh, se ci metto Maria e la leggenda del pianista sul cuscino, la media diventa. Però ho fatto anche film di 9-10 settimane, se ti posso prendere. No. Poi c'è il tempo giusto per fare un film, bene, anche dal film, i film si possono fare tranquillamente.